Oggi ho voglia di farmi una passeggiata. Se vi va, fatemi compagnia seguendo questo video, magari lasciando anche qualche bel mi piace e anche qualche commento se vi va. Andiamo. Allora, adesso sto riprendendo con la fotocamera anteriore e voglio fare un giro che ho già fatto, però questa volta lo voglio fare all'inverso, almeno mi sembrerà di fare una strada diversa. Oggi ci sono 18 gradi, ma forse anche 20. Si sta veramente, ma veramente bene. E io amo troppo fare le camminate, poi con queste belle giornatine come si fa a rinunciare? E quindi andiamo, facciamo la sta bella camminata. Poi si ritornerà anche in collina, eh. Oggi farò un giretto, non so neanche di quanti chilometri, però farò anche un sentiero lungo l'argine di un fiume che ho già fatto tempo fa. Sarà un giro divertente, ci sarà un tratto anche un po' pericoloso, staremo attenti. Oggi, come avrete notato, non sono neanche vestito con abbigliamento adatto, ma tanto devo fare solo una piccola passeggiata. Non importa vestirsi da guerra. Allora, qua ci stiamo avvicinando alla zona dell'ipercoppio e a parte questo piccolo marciapiede sopra questo ponticino, dopo non ce n'è più, quindi bisogna avere mille occhi per camminare lungo la strada e c'ho da fare circa 200 metri buoni. Come potete ben vedere, non è tanto sicura questa strada, eh? Poi con tutti questi camion e io devo andare tutto a diritto, devo superare questa rotatoria e andare a diritto. Allora, ragazzi, ho visto che c'è questo tratto qui e cerco di vedere se riesco ad arrivare fino là in fondo, perché mi sembra che il torrente vada a diritto, quindi non svolta a sinistra dove devo svoltare anch'io. Almeno evito il pericolo di camminare su questa strada, che sicuramente, anche se qua c'è un po' di erba alta, ma sarà sempre più sicura che camminare sulla strada. Allora, ragazzi, io quando ero bimbetto qua ci passavo giornate. Allora, voi dovete sapere che dietro a questi alberi qua c'è un lago, o è lì, ora non mi ricordo neanche più dove è. Comunque o è qui o è lì, è questione di 100 metri, no, sì, è qui. E ci facevo delle giornate intere di pesca, c'erano dei bei pesci, eh. Carpe ce n'erano abbastanza. Poi non so che altro ci possa essere. Ora come ora non saprei. Vedete? Non era neanche male come il lago. Quando ero bimbetto io era pieno di alberi. Era tutto circondato di alberi. Allora, visto che qua tanto non c'è nessuno, ne approfitto per levarmi la mascherina, anche perché fa veramente caldo. Qui c'è da fare un piccolo saltino, niente di che, eh? Qui stiamo costeggiando il vecchio tiravolo. Una volta sparavano ai piccioni, adesso sparano ai piattelli. Mi sembra anche giusto, tra l'altro. No, qui bisogna tenere gli occhi aperti, perché c'è delle fossi, ci vai a mettere il piede storto, ci pigli una bella storta.
Comunque siamo quasi arrivati, eh. Poi c'è dopo un tratto da passare, che anche lì bisogna stare attenti perché c'è un ponticino e arrivato al ponticino poi si svolta a sinistra e si costeggia un altro torrente. E siamo giunti alla fine. Ora di questi tempi bisogna stare attenti a quei maledetti bruchi che fanno la processione, che in pratica fanno i nidi sui pini, quindi occhio se vedete questi bruchi tutti col pelo, non li toccate perché sono orticanti al 100%. Probabilmente con la fotocamera anteriore, poi impostata con il grandangolo, è sicuramente meglio. Non c'è neanche bisogno di stare tanto col braccio allungato, che a riprendere mi riprende tutto. Allora, mi sto avvicinando nel tratto molto critico. Purtroppo non c'è il ponte, se ci fosse stato il ponte, ma è in costruzione, non l'hanno mai finito. Se ci fosse stato il ponte, andando a diritto di qua, sono nei pressi della discoteca Bella Vita. Qui c'è anche la piscina, c'è il sottosopra il ristorante, che poi una volta mi sembra si chiamava la barca, mi pare, non sono sicuro. E qui siamo praticamente a mezzo per entrare nel Padule. Sì, perché poi io giro a sinistra sul ponte, ma se vado a destra andrei diretto in Padule. Guardate che spettacolo, un pullman inglese. Non so se riuscirò a vederlo da qua. Eccolo là. Ecco, quello che vi dicevo prima, se io potevo andare a diritto di qua e attraversare, io avevo fatto già un bel pezzo di strada senza rischiare. Invece mi tocca passare qui che non c'è marciapiede, e prima vi dicevo là c'è l'argine. Se si va tutto a diritto si va a finire in Padule. E ora stacco perché qui bisogna molto stare attenti. Allora, tanto per farvi capire quanto è pericoloso questo tratto, io lo faccio sempre con occhi ben aperti, ma se dalla parte di là arriva una macchina e mi sopraggiunge un tir, la vedo veramente tragica la cosa. Ora tanto riesco ad attraversare quest'altro tratto e andare su quell'altra parte di argine, aspetto che passino le macchine e poi vado tutto in quella direzione lì. Ecco. Allora, come vi dicevo, di qua tutto a diritto si va in Padule. Ecco fatto. Io giro in questa direzione qui. Oggi giornata di tiro a piattello. Come potrete sentire, udire dal suono del fucile. Chiappato una ragnatela e le disumane. Una volta l'erba era più bassa, ora col fatto che ha piovuto qualche giorno si è svegliata. Si vedrà ben poco, quindi si continua a camminare. Oggi sto facendo anche un'altra prova. Io praticamente in questi giorni sono l'uomo prova, perché mi piace provare delle alternative di opzioni di registrazioni.
Infatti oggi sto registrando in 4K a 30 frame al secondo, perché mettendolo a 30 mi permette di usare anche il grande angolo, mentre se lo metto a 60 non posso avere il grande angolo. E allora ho scelto il grande angolo. Guardate che bel verde c'è qui. Beh, un bel campo esageratamente grande. Sì, perché io ho detto che il padule, oltrepassando il ponte e andando tutto a diritto, si va là in padule, però negli anni 50, 60, anche 70, e qui era tutto padule, ma anche oltre, dove arriverò io, qua in fondo c'è un ponte, e era padule. Il padule arrivava quasi, per chi conosce bene Monte Catini, arrivava vicino all'autostrada, all'entrata dell'autostrada, diciamo anche dove hanno fatto la nuova S lunga, e era tutto padule. Io oggi mi sono messo questo gilet qui un po' perché ci metto magari gli occhiali da lettura e poi il telefono, e un po' perché non sapevo, cioè sospettavo che era caldo, però non pensavo esageratamente come ora. Poi ho detto chissà, vado a fare una passeggiata, magari mi allontano e poi viene un po' più fresco. Invece ragazzi, finché sono queste temperature qui, uscite tranquillamente senza giacchetto se andate a fare delle camminate, perché poi camminando vi scaldate, quindi non avete paura che il freddo non lo patite. Il freddo è mai passato, da qui in avanti si va verso la primavera e sarà sempre migliore. Oddio, qualche giornata di pioggia ci sarà, però non è che piove come pioveva a novembre. In tasca c'ho anche il Samsung S3, volevo fare qualche foto e pubblicarla su Instagram per vedere che viene fuori. Allora, mi sono levato anche il gilet perché fa veramente caldo e già cominciavo a sudare della schiena, e ho detto ma sarà meglio levarsela, tanto non è che pesa 30 kg, lo porto così. Purtroppo è senza maniche, quindi non lo posso neanche legare in vita. Vabbè, la prossima volta uscirò senza niente, metto il marsupio e via. E si sta veramente, ma aiutatemi a dire veramente, che stavo riprendendo il cielo veramente bene. C'è un po' di moscerini, vabbè, però per il resto è abbastanza bello camminare qui, è divertente. Allora, qua, per chi conosce questa zona qui, sa che Monte Catini è attraversata da due torrentelle, qui c'è anche una zanzara. Sono arrivate già le zanzare, a parte mi sa che non sono mai andate via. Allora, questo fiume piccolo di destra è il fiume Salsero, mentre l'altro a sinistra dovrebbe essere il fiume La Borra, che è il solito fiume che passa sotto il ponte di Barano, tanto per intendersi, mentre questo è quello che va a finire in centro a Monte Catini. Non so se è il solito che va anche in torretta, sì, dalle parti della torretta in Pineta, non lo so. Comunque vabbè, più avanti ci dovrebbe essere quello scarico famoso che la prima volta che passai di qui si sentiva abbastanza forte. Oggi non sento nulla, o ancora più avanti. Allora, il canaletto di sfogo dell'acqua è qui. Oggi però è silenzioso, non si vuol far sentire. Probabilmente arriva da lassù, da quella parte là, quando sicuramente ci sarà un altro torrente, quando sarà pieno e
influisce in questo canaletto che poi va a buttarsi in questo più grande. Allora, io sono quasi arrivato alla fine. Ora faccio l'altro giretto, vediamo se vado a sinistra o a destra. Boh. Vediamo. Io non mi stancherò mai di dirvi che se avete del tempo libero, dedicatelo a voi stessi. Fate attività fisica, basta anche fare un chilometro al giorno. Non è che dovete fare i chilometri che faccio io, perché io oramai sono abbastanza allenato, sono abituato. Però vi ricordo che i primi tempi non uscivo di casa neanche a piedi, non uscivo di casa neanche per andare a giocare la schedina, eppure avevo il bar a 200 metri, mi faceva fatica, prendevo la macchina e non dico cazzate. E mentre oggi cammino, sono arrivato a fare quasi 50 km a piedi in una giornata, tra sentieri e colline, quindi immagino che se mi metto a camminare lungo una strada senza salite, senza discese, 50 km li supero alla grande, perché la fatica è inferiore rispetto a quando la fai facendo trekking, che sali, scendi, salti tra un fosso e un altro, attraverso i ruscelli, è un pochino più tranquilla. Allora, qui si potrebbe andare anche a diritto, però non ci sono mai andato, non so se poi si arriva a un punto che si può continuare, perché vedo che c'è un ponte che ci passano le macchine, lo vedo abbastanza basso, quindi mi sa che è quasi pari a dove sto camminando io adesso. Vedete quel ponte là in fondo? Non so, una volta arrivato là in fondo, se è fattibile continuare a camminare oppure no. Allora, come avevo detto all'inizio del video, che facevo un giro che avevo già fatto in precedenza, però lo facevo nel senso contrario, infatti è questo qua. Adesso passerò sotto a quella strada che ho già fatto, che c'è una specie di passaggio tondo, un po' messo male, giudicate voi, guardate se non è messo male. L'ultima volta è passato qua, girai il video con l'M31. Allora, io vedo anche dell'acqua, speriamo che c'è un tratto dove si possa passare senza insudiciarsi. Qui ce n'è di terreno, eh. Passando qui di fianco si dovrebbe passare bene, però lo potrebbero un po' anche pulire, in alcuni punti l'hanno scambiato per una discarica. E siamo arrivati dove dicevo prima che non era fattibile, perché il ponte è questo qua. Infatti sì, forse dalla parte di là si poteva anche passare, c'è un modo, non lo so, non l'ho mai fatto. Comunque vabbè, sono lo stesso riuscito ad arrivare dove volevo arrivare. E adesso, ragazzi, camminando lungo questo tratto, che poi a quel ponticino là in fondo si cammina su strada, su asfalto, percorrendola tutta si ritorna zona canile di Montecatini, un po' diciamo come inizio video, dove attraversavo l'autostrada, si arriva in quella zona lì, neanche presso a poco, perché è proprio lì che arrivo. Allora, ragazzi, siamo arrivati anche per questa volta alla fine di questo play, di questo breve video. Io ho percorso 5 km e quindi adesso sto tornando a casa.
Spero che vi ho tenuto compagnia e voi nello stesso momento me l'avete tenuta a me, anche se nel modo virtuale, perché io ogni volta che mi rivolgo al video, alla camera, insomma, è come se parlassi con voi, e quindi non sono mai solo. Via, a parte tutta questa pipponata, io vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!